centro e sostanzialmente appunto... Si tratta di una celebrazione che facciamo tutti gli anni di un modello particolare di Alfa Romeo che si chiama Villa d'Este. Si chiama così perché la prima di queste macchine vinse la Coppa d'Oro del referendum al concorso d'eleganza di Villa d'Este del 49, quando era un concorso per macchine nuove. E oggi avremo 5 esemplari, 4 sono già qui, e tutti gli anni invitiamo queste automobili appunto per celebrarle in quello che è il loro luogo di nascita ideale. Insieme a loro invitiamo anche delle altre vetture, ogni anno con delle caratteristiche e dei criteri diversi. Quest'anno abbiamo invitato tutta una serie di vetture che fanno parte della linea 6C dell'Alfa Romeo. Se ci sta per 6 cilindri, è una linea che nasce nel 27 con questo tipo di automobili. Questa è la più antica 6C1005 che esiste e ha avuto questa evoluzione appunto dal 47 fino agli anni 50, e passando attraverso varie cilindrate, varie serie, e quindi è stata quella linea di Alfa Romeo che ha creato il mito dell'Alfa Romeo, soprattutto delle vetture più sportive che hanno vinto tutte le gare possibili e hanno veramente trasformato l'Alfa Romeo in un marchio che ancora oggi ha un valore importantissimo per l'automobile sportiva. Ancora un po' di pionieristica all'era moderna. Chiaro, queste auto come dopo. Questa è la mia 6C1005, 4 posti, Tourer, carrozzata inglese da Van Den Plas. Una cosa che non molti sanno è che i carrozzieri inglesi sono stati tantissimi e chiaramente ha un gusto un po' esotico. Noi normalmente siamo abituati a vedere le Alfa Romeo nel canone italiano, le Zagato, le Pininfarina, possibilmente rosse. Mentre i carrozzieri inglesi hanno cominciato a carrozzare le vetture fin dall'inizio, le 6C in particolare, ed erano nella logica di fare delle gran turismo sportive. I think it is one of the most beautiful designs ever made. And I think that's why we're here, because it is a celebration of the Villa d'Este, not only of the hotel, but the cars. And that's why we have 4 incredible cars here. There are not many left. There are only 4 here, but there are probably another 16 in the rest of the world. And it's a shame it's not here. But the lines of the car, the design of the car, and to see the evolution of the design, because behind you you have a couple of cars a couple of years younger, but you see how the design matures, how they move the headlights around, and suddenly it is perfection. I know, I want the wine too. Yeah. I needed, well, I didn't think to take 2. Per l'evoluzione della carrozzeria automobilistica e spesso e volentieri Marco e Villa d'Este per avermi invitato a questa stupenda occasione. Abbiamo 2 esemplari molto sportivi in colore amaranto là, mentre non siamo in base. Allora non sono cromati. L'Alfa Romeo 6C è stato un'auto che ha rappresentato
una grande innovazione dal punto di vista stilistico, perché sono state create tantissime carrozzerie sia di serie sia fuori serie con linee molto eleganti, molto particolari e molto moderne. La Formula 6C 2005 Villa d'Este in particolare è un po' l'apice di questa evoluzione, rappresenta l'ultima versione ed è una di quelle infatti più ricercate dai collezionisti, tanto che ha raggiunto valori che si avvicinano al milione di euro e ancora oggi è un'auto riconosciuta come una delle più importanti e più belle Alfa Romeo mai prodotte nella storia della casa. To open the door from the front and from the back. Oh, yes. Independently.